Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video che, come avete visto dall'anteprima, è un video in cui vi spiego quello che faccio io per allisciare i capelli. Scusate la voce, ma stamattina mi sono svegliata così. Allora, cosa faccio io per allisciarmi i capelli? Diciamo che voi sapete che io ho portato i capelli di tutte le misure, di tutti i colori, di tutti i tagli, a partire dai capelli lunghissimi a cortissimi, poi media misura, poi misure strane, tipo corto dietro, lungo davanti, rasati, eccetera. E li ho colorati parecchio, quindi i miei capelli erano arrivati a un punto in cui non avevano più una forma, erano super stressati, eccetera, e quindi alla fine ho deciso di tagliare nuovamente e di mantenere il mio colore naturale e il mio capello naturale ricresciuto, diciamo, che è praticamente questo, solamente che non è così liscio ma è riccio. Da quando l'ho fatti corti mi sono sempre più ho speso molto più tempo nel fare la piega e spesso e volentieri li alliscio e li allisciavo, anche se vi ricordate nei video precedenti allisciavo anche quelli che erano corti dietro e lunghi davanti. La domanda è: come li allisciavo? Perché il mio capello è molto 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 crespo, molto molto riccio, e soprattutto sono proprio tanti e non inglobano l'acqua, quindi l'acqua scivola. Cosa utilizzavo io e cosa utilizzo tuttora per allisciare i capelli? Io le ho provate tutte, tutte. Andavo dal parrucchiere, ogni volta mi facevo allisciare i capelli, ma tanto la piega non mi rimaneva. Mi rimaneva giusto un'oretta, poi mi si rigonfiavano tutti. Adesso io praticamente non me le faccio più allisciare dal parrucchiere, salvo rare eccezioni. Però visto che ce l'ho così corti, me li alliscio da sola a casa mia. Cosa utilizzo? Partiamo dallo shampoo. Allora, io non utilizzo uno shampoo lisciante quando li devo allisciare, io utilizzo lo shampoo che uso sempre, anche quando li asciugo al naturale. Utilizzo sempre lo stesso shampoo che è quello che sono, perché non è un tipo solo, sono della linea della Garnier. Di solito uso quello al burro di karité oppure quello per i ricci. Da quando li ho così corti non utilizzo tantissimo la crema, il trattamento crema, perché non ne vedo la necessità essendo così corti, perché comunque sono molto più disciplinati di quando li avevo lunghi. Come secondo step arriviamo proprio all'asciugatura. Allora, io l'asciugatura ho due metodi per allisciare i capelli: o come ho fatto ieri che ero di corsa, ho prima spazzolato i capelli e poi li ho fonati così, e quindi diciamo hanno perso comunque già già spazzolandoli hanno perso la loro forma di riccio, quindi quando li sono andata a fonare non erano ricci, ma non erano neanche mossi, erano crespi, non avevano una forma, quindi dopo li ho rispazzolati e sono andata a passare la piastra. Se no, io faccio la piega. Allora, o faccio la piega classica, quindi spazzola e phon, oppure utilizzo una spazzola specifica che poi vi faccio vedere. Allora, per quanto riguarda l'uso della spazzola e phon, io ho un phon semplicissimo, non è di quelle cose stratosferiche super mega potenti, e poi utilizzo una spazzola. La spazzola che uso io è questa, è una semplicissima spazzola di quelle, diciamo, termiche, se vengono chiamate così, non sono super super informata, della BF. Questa è la misura piccola. Questa misura io non era la mia, era di mia madre. Io ho anche la misura un po' più grande di quando avevo i capelli più lunghetti. Per i capelli corti in questo modo utilizzo questa, che mi basta e mi avanza, e mi ci trovo molto bene con queste spazzole termiche qui. Non mi sono mai azzardata a prendere le spazzole, quelle con le setole che usano i parrucchieri, perché ho sempre paura che mi si strappino i capelli, perché non sono molto pratica, quindi ho sempre preferito queste spazzole qui.
E questo per quanto riguarda la spazzola e il phon. Invece, quando non voglio fare con la spazzola e il phon perché magari non ho voglia di mettermi lì così, utilizzo questo. Utilizzo lei. Allora, lei è la spazzola rotante della Babyliss. Allora, questa è una delle prime, perché ho visto che ne sono uscite altre. È uscita anche la spazzola lisciante, quella proprio quella che fanno vedere in televisione, che è proprio una vera e propria spazzola. Questa invece è una spazzola rotante. Potete vedere che ha la stessa forma della spazzola di prima, quindi praticamente tonda. La differenza è che le setole sono molto molto più morbide, non sono le setole come le altre. Scusate i capelli, ma fa un po' schifo effettivamente. La cosa fondamentale per l'utilizzo di questa spazzola sono questi due bottoni. Questi due bottoni permettono di decidere la rotazione, se ruota verso in un verso o se ruota nell'altro. In questo modo decidete se fare una piega con la forma del capello all'esterno oppure verso l'interno. Avete tre tipologie di temperatura: a freddo, a caldo e ancora più caldo. E vi dicevo, questa qui è una delle prime uscite. Io non ero molto convinta quando l'ho comprata, nel senso, l'ho comprata perché l'ho trovata in offerta e ho detto vabbè, per questo prezzo si può anche provare, non mi aspetto i miracoli, alle brutte lo uso su Aurora. E invece mi sono ricreduta, perché con questa qui ci metto molto meno tempo che con la spazzola e il phon per fare la piega, perché praticamente voi prendete la ciocca, accendete, date una cosa e andate giù, e questo praticamente, perché passa il calore dentro, e questo praticamente vi fa una spazzola e phon insieme. Io mi ci trovo molto comoda, so che ci sono persone che non ci si trovano. Io con il mio tipo di capello mi trovo comoda, quindi se magari avete qualcuno che ce l'ha a casa, provatela. Se la trovate in offerta, provatela. Io mi ci trovo bene, quindi ve la consiglio dal mio punto di vista. Poi ovviamente ogni capello è a sé, ha pure la sua copertura, così almeno non si rovina. E questa è, io mi pare che l'ho pagata in offerta sulle 20 euro giù di lì, comunque era un prezzo abbordabilissimo per una spazzola rotante. Passiamo poi all'ultimo step che faccio io, che lo devo fare assolutamente, altrimenti i capelli praticamente mi rimangono comunque un minimo crespi, ed è l'utilizzo della piastra. Allora, io ho questa piastra qui, che è una GHD. Questa piastra è una delle prime di GHD uscite. Questa qui addirittura era del mio ex ragazzo, ragazzi, cioè rendetevi conto, gliel'ho fregata, perché quando il mio ex ragazzo ha avuto un periodo che aveva i capelli lunghi e quindi io gli allisciavo i capelli, sì. Ebbene sì, lo so. Cioè, a posteriori mi rendo conto che è una cosa fuori dal normale, però gli allisciavo i capelli, cioè lui si allisciava i capelli e io no. E utilizzavamo questa. Poi quando ci siamo lasciati, io prontamente gli ho rubato la piastra. E questa quindi è venuta a casa con me, è una GHD appunto, è una delle prime GHD, non è una delle ultime GHD, però funziona benissimo. Io ho usato tantissime piastre in passato, ma vi assicuro che la professionalità e la velocità non vi rovina il capello, non vi stressa il capello come questa non me l'ha dato nessuno. Quindi se dovete comprare una piastra, spendeteci un pochino di più e fatevi una di queste, piuttosto che farne un'altra più economica che vi rende il capello stopposo e ve lo brucia solamente. Questo non brucia assolutamente il capello. Ovvio, se la usate tutti i giorni la piastra, il capello ve lo rovina. Se lo utilizzate una volta, due volte al mese, va benissimo. Io appunto ho questa misura qui,
che è comodissima anche per fare i boccoli, cosa che io avevo facevo quando avevo i capelli un po' più lunghini. Adesso non posso farlo perché ce l'ho corti, aspetterò che crescono un pochino per poter fare dei boccolini, ma vi assicuro che con questa tipologia di piastra fare i boccoli risulta molto molto più semplice, perché voi la prendete, la attorcigliate in questo modo, scendete giù e vi si forma il boccolo, quindi avete praticamente una piastra per due funzioni, sia per la funzione liscia che per la funzione boccolosa, diciamo. E niente, penso che sono stata anche troppo tempo a parlarvi di questa piastra, perché ormai ne parlano tutti, la utilizzano tutti, chi una chi l'altra. Comunque GHD secondo me è una delle marche migliori per quanto riguarda la piastra. Infine, ultimo step è quello di mettere appunto una specie di fissante di setting finale per i capelli. Ora, non fate caso ai miei che oggi sono elettrizzati, c'è un'umidità tremenda, a saperlo neanche li allisciavo ieri. Comunque, il prodotto che sto utilizzando io ultimamente quando li alliscio è questo qui della Masterline. Questo mi è stato regalato a Natale da Letizia. Allora, quest'olio è un olio che contiene argan, baobab e lino, zero parabeni, è professionale e appunto può essere utilizzato sia sui capelli bagnati che sui capelli asciutti. Sui capelli bagnati li disciplina e permette comunque di pettinarli senza nodi e senza spezzare il capello, invece sui capelli asciutti appunto è una sorta, dà una lucentezza e una morbidezza al capello mantenendolo comunque in piega. È un olio leggerissimo, per quanto abbia all'interno una composizione di tre oli, è un olio leggerissimo, profumato, non appesantisce il capello, anzi lo rende lucido ma non unto, e questa è una cosa che mi piace moltissimo e io ve lo consiglio, provatelo, è questo qui, non so se ce ne sono altri perché a me appunto, vi ripeto, è stato regalato, però questo mi sta piacendo, quindi grazie tantissimo che me l'hai regalato, tesoro mio. E è 100% made in Italy, ancora meglio, quindi ecco, provatelo. La cosa, non vi fate impressionare dal fatto che è una boccettina così piccola da 50 ml, perché ne bastano veramente 2-3 gocce, non di più. Quindi io oggi ad esempio ho messo 2 gocce, ma era anche troppo per la mia lunghezza di capello, ecco, mi bastava anche una goccia sola e questo è il risultato appunto. Vedete com'è bello lucido, lucido, luminoso più che lucido, vedete? Bellissimo. E niente, vi consiglio quindi anche questo. Bene, questo è tutto il video su come passo dal riccio riccio al liscio liscio. Spero che questo video vi possa essere stato utile. Commentatemi qui sotto se avete provato altri prodotti, se avete altre tecniche, perché comunque lo scambio di informazioni su queste cose è molto 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 importante, c'è sempre da imparare anche da tutte voi, ecco, quindi datemi consigli se magari avete anche altri prodotti da provare che utilizzate e che vi ci trovate bene. Ricordatevi di spolliciare in su se il video vi è piaciuto, iscrivetevi per non perdere gli altri video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!